Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. La drammatica storia di un padre controllante che non accetta le debolezze di sua figlia e del suo diabolico piano per eliminare tutti i suoi problemi. Oggi vi racconto la triste storia di Carlotta. È il sabato 1 novembre 1997 e sono le 18:50 quando Alex Rossi rientra nella sua villa all'interno del complesso Verde Giada a Brindisi. Quando entra in casa, l'ambiente è avvolto nel buio, è infatti scattato l'interruttore generale. E quando Alex lo rialza, il televisore parte a tutto volume. L'uomo lo abbassa e sale al piano superiore. Qui incontra il suo cane, Klaus, ed è una cosa molto strana, perché l'animale è impedito di accedere in quell'area della casa. Poi scende nel seminterrato, dove fa una macabra scoperta. Riversa all'interno del tinello. Trova sua figlia di 27 anni, Carlotta, riversa in una pozza di sangue. Alex le sfiora appena la fronte gelida e capisce subito che per lei non c'è più nulla da fare. Chiama così la polizia. Giunta sul posto, la polizia constata il decesso di Carlotta, che è morta a causa di 3 colpi di arma da fuoco. Ma sin da subito la scena di quel delitto suscita nella polizia dei sospetti, che in particolar modo si accentrano proprio su Alex. Ma chi è la famiglia Rossi? Alex Rossi è un noto assicuratore di 64 anni, laureato in scienze politiche e ben inserito nella borghesia brindisina. È sposato con Tatiana Albertoni, che per lui ha lasciato il marito dal quale aveva già avuto una figlia, Barbara. Insieme i due avranno 2 figli, 2 gemelli, Neville e Carlotta. Tatiana racconterà che la passione nel loro matrimonio era durata solo 5 anni. Poi, in seguito a un errore della donna mai perdonato da Alex, i rapporti si erano irrimediabilmente incrinati. Alex la trattava con astio, con odio e la trattava come se fosse un'estranea in quella casa, rifiutando però categoricamente una separazione. Come sempre in queste situazioni, a subire le conseguenze di un rapporto negativo dei genitori saranno i figli. E in questa famiglia lo sarà particolarmente Carlotta, che ha una personalità più fragile e sensibile rispetto al fratello Neville. Alex con i figli era un padre presente, forse troppo presente. Voleva infatti dettar legge nella loro vita e non accettava atteggiamenti o decisioni che non riteneva consone ed adeguate alle sue aspettative. Da piccola Carlotta era la figlia prediletta, almeno fino a quando il suo comportamento cominciò a non essere consono alle aspettative di Alex. Carlotta infatti fu bocciata in terza media e da lì cominciò a fumare erba per poi passare a sostanze più pesanti. Mentre Alex attribuisce la discesa agli inferi di Carlotta ad un suo ipotetico complesso di inferiorità, descrivendola proprio come una ragazza bruttina, a differenza del fratello gemello che era un bel ragazzo, i suoi familiari attribuiscono questo crollo psichico ed emotivo di Carlotta proprio ad Alex, alla sua personalità dominante, alla sua freddezza, al suo essere anaffettivo e ad avere aspettative troppo alte. Il periodo in cui Carlotta era tossicodipendente è caratterizzato da un rapporto molto conflittuale con il padre. L'uomo descrive il suo stile di vita disordinato. Diceva che Carlotta, stava fuori tutte le sere fino a tardi e poi di giorno dormiva. Ed era addirittura arrivata a vendere i gioielli di famiglia. Racconta il suo modo di vivere come un modo alienato ed era riuscito ad arrivare a descriverla come un tumore da estirpare. Durante i furiosi litigi era arrivato a minacciarla di morte.
Carlotta riesce a uscire dalla droga nel 93, dopo 2 anni in una comunità di Don Gelmini, ma esce da quell'esperienza psicologicamente provata. Ma grazie all'aiuto dei suoi familiari, in particolar modo del fratello Neville, con cui è molto legata, ma anche grazie all'aiuto di Alex, Carlotta riesce a ritrovare un equilibrio, studia e riesce anche a trovare un lavoro. I suoi amici la descrivono come una ragazza instabile, inquieta, insicura, e queste sue caratteristiche si riflettono anche nelle sue scelte sentimentali. Poco prima del suo omicidio, infatti, inizia una relazione con un uomo molto più grande di lei, di 47 anni, che è già sposato e che ha già 3 figli grandi. Ovviamente Alex non approva questa relazione, e non l'approva soprattutto perché l'uomo appartiene a un ceto sociale molto inferiore. Alex però approfitta di questa relazione per riferire agli inquirenti che Carlotta aveva subito minacce da parte della moglie e delle figlie di quest'uomo. Racconta che Carlotta era talmente spaventata per queste minacce che si era chiusa in casa per 2 mesi. Ovviamente gli inquirenti indagarono in questo senso, ma non trovarono nessun riscontro. Nel periodo che precede il suo omicidio, Carlotta stava vivendo un momento difficile. Aveva perso il lavoro, diceva di sentire dei suoni, dei campanelli, di sentirsi chiamare, e lo aveva raccontato ai suoi familiari, ai quali aveva detto di avere molta paura. Gli inquirenti ricostruiscono tutti i movimenti dei familiari. Neville e Barbara non abitano più in quella casa, ci abitano solo Tatiana e Alex. Tatiana era uscita alle 16 per andare al circolo del tennis per giocare a bridge, mentre Alex sostiene di essere uscito da casa alle 16.30 e l'aveva fatto per spostare la sua auto. Infatti, stranamente, proprio prima dell'omicidio di Carlotta era stato vittima di un attentato. Aveva trovato la portiera della sua auto con 3 colpi di arma da fuoco. I carabinieri quindi gli avevano consigliato di non parcheggiare l'auto vicino a casa alla sera e quindi aveva preso l'auto per parcheggiarla al quartiere Casale. Giunto al quartiere Casale, dopo aver parcheggiato l'auto, Alex era stato attirato dal suono delle campane e aveva sentito l'esigenza di entrare in chiesa per assistere alla funzione. Questo fatto fu ritenuto molto strano dagli stessi familiari di Alex, che lo definivano come praticamente ateo. Dopo la cerimonia in chiesa, dove nessuno ricorda di averlo visto, dice di essersi recato al bar La Capanna, dove avrebbe trovato un conoscente, un tal Vercelli, con il quale dice di aver preso un caffè. L'uomo, interrogato 2 anni dopo a processo, sostiene di aver preso sì il caffè con i Rossi, ma di non ricordare esattamente se era proprio quel sabato. Infine Alex sostiene di aver preso un bus al volo e di essere rientrato al complesso Verde Giada, dove casualmente avrebbe incontrato il guardiano, al quale stranamente avrebbe chiesto l'ora, ed erano le 18.50. Dopodiché rientra a casa e trova sua figlia in quello stato. Alex viene interrogato tutta la notte, ma la prima cosa che dichiara è che se avessero cercato su di lui, sulle mani e sui suoi vestiti, delle tracce di polvere da sparo, le avrebbero sicuramente trovate, perché lui, proprio il giorno precedente, era stato al poligono ad esercitarsi. E così fu, infatti, addosso aveva tracce di polvere da sparo. Ma quali sono i primi dettagli che fanno sorgere i dubbi alla polizia? Innanzitutto la porta chiusa dell'abitazione, che non presentava effrazioni. Carlotta avrebbe dovuto sicuramente conoscere il suo aggressore. Ma anche per questa cosa il padre ha una soluzione. Carlotta era una ragazza molto ingenua. Avrebbe fatto entrare in casa chiunque. Un altro dettaglio era la presenza di Klaus, il cane di Alex, uno schnauzer gigante particolarmente aggressivo. I poliziotti raccontano che loro stessi erano intimoriti quando erano sulla scena del delitto, perché anche se Klaus era chiuso in un'altra stanza, la forza con cui abbaiava ne metteva a disagio. Possibile che uno venuto da fuori non avesse paura di quell'animale?
E poi c'era la gelida reazione che aveva avuto Alex di fronte al corpo senza vita di sua figlia. Non l'aveva abbracciata, non l'aveva toccata. Possibile che un padre reagisca in quel modo alla vista della propria figlia in una pozza di sangue? Gli inquirenti scoprono ben presto anche il movente. Alex aveva stipulato una polizza sulla vita di sua figlia per l'importo di 750 milioni di lire. Inoltre, indagando, avevano scoperto che la sua situazione economica non era particolarmente fiorente in quel periodo. Anzi, era dovuto anche ricorrere a un prestito da parte di suo figlio di 20 milioni di lire. Alex, che ha una risposta per tutto, ha una risposta anche per quell'assicurazione. Sostiene infatti che da assicuratore lui aveva assicurato tutto, persino il cane Klaus. E diceva inoltre che era solito mostrare ai propri clienti le polizze che aveva sottoscritto lui, come modello. Sminuisce anche i suoi problemi economici, dicendo di avere un ottimo rapporto con tutti gli istituti di credito della zona e che quindi non aveva nessun problema. Gli inquirenti scandagliano il passato di Alex e scoprono diversi fatti che, rivisti con il senno del poi, hanno tutta un'altra prospettiva. Prima di aprire la sua agenzia di assicurazioni, Alex era il titolare di una gioielleria in centro a Brindisi. Il 10 febbraio del 1971, Antonio Mascellaro, che è un rappresentante di gioielli di 31 anni, scompare nel nulla, insieme al suo campionario di gioielli. La sua auto verrà ritrovata a Lecce e nel bagagliaio ci sono tracce del suo sangue, ma di lui nessuna traccia. L'ultima persona a vedere Antonio vivo è proprio Alex, che non sarà mai indagato per questa vicenda, ma questa storia getta su di lui, sulla sua persona, un'ombra. L'anno successivo Alex denuncia un furto all'interno della sua gioielleria. La cosa è molto strana, viene anche denunciato, ma alla fine l'assicurazione paga il premio. E Alex successivamente chiuderà la gioielleria per aprire proprio un'agenzia assicurativa. Ma è analizzando i fatti avvenuti più di recente che gli inquirenti hanno sempre più dubbi sulla figura di Alex. Il 21 settembre del 1996 Alex e Carlotta sono in auto insieme. Stanno percorrendo la strada provinciale che va fino a Vieste e hanno uno strano incidente. In una curva l'auto va fuori strada. Alex con un balzo salta fuori dalla vettura, mentre Carlotta è in panico perché non riesce a togliersi la cintura di sicurezza e l'auto si sta dirigendo verso il burrone. Per fortuna la corsa dell'auto è fermata da un albero e Carlotta si salva. Questo incidente appare abbastanza anomalo, ma non fa scattare nessuna denuncia. A metà agosto del 1997, a 3 mesi dall'omicidio di Carlotta, Alex subisce uno strano furto nella sua agenzia. Vengono rubati infatti 800.000 lire, delle statuette che aveva come soprammobile e la sua arma, una calibro 38 marca Amedeo Rossi. Stranamente invece i 3 milioni che aveva nel cassetto la segretaria non sono stati rubati. Il 1 ottobre del 1997 invece, un mese prima dell'omicidio di Carlotta, Alex denuncia ai carabinieri di aver trovato 3 colpi d'arma da fuoco esplosi sulla portiera della sua auto. 10 giorni prima dell'omicidio, Alex riceve in agenzia una busta che contiene 2 proiettili calibro 38. Il giorno successivo si reca di nuovo dai carabinieri, raccontando di essere vittima da 2 anni di estorsione. Racconta di essere passato a pagare da 500.000 lire al mese a 2 milioni. Stranamente però rifiuta l'aiuto dei carabinieri, chiede solo di essere messo sotto controllo e dice che quelle estorsioni prima o poi finiranno da sole. Carlotta sta entrando in cucina mentre dà le spalle al suo assassino, quando viene raggiunta dal primo colpo alla scapola destra. La ragazza si volta e viene raggiunta dal secondo colpo. A questo punto tenta di scappare, vuole uscire da quella cucina e mentre lo sta facendo cade ed è raggiunta dal terzo colpo alla nuca
che le è fatale. La uccide sul colpo. Nessuno sente il rumore di quei colpi. Questo probabilmente perché i proiettili che sono stati utilizzati di marca Gévelot erano ormai deteriorati. Sono molto vecchi, ormai fuori produzione, e sono deteriorati dal punto di vista balistico. Questi proiettili hanno le stesse identiche caratteristiche di quelli acquistati da Alex insieme al suo revolver calibro 38 marca Amadeo Rossi. La vera svolta nelle indagini, però, e quella che avrà un peso decisivo al processo, saranno le dichiarazioni dei suoi familiari, in particolare del figlio Neville. Neville racconterà di una confidenza che Tatiana aveva fatto a lui e alla sorellastra Barbara. La donna gli aveva raccontato che circa 9 mesi dopo il delitto di Carlotta, Alex l'aveva condotta sulla litoranea e, dopo aver controllato che la donna non avesse con sé microfoni, aveva confessato di essere lui l'autore di quell'omicidio. La donna non farà queste rivelazioni agli inquirenti, ma solo ai figli, e solo Neville prenderà la situazione in mano raccontando tutto agli inquirenti. Al processo Alex, che si è sempre professato innocente, smentirà categoricamente questa confessione, affermando che una confessione del genere non l'avrebbe portato alcun beneficio. Il 25 ottobre 2001 il processo si conclude con l'ergastolo e il 12 maggio del 2003 sarà confermato in appello. Nel 2019 ad Alex verranno concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute, da scontare in una clinica di Ostuni, al costo di 1.400 euro al mese che pagheranno i contribuenti, quindi a pochi chilometri da casa, considerando che l'arma del delitto non è mai stata ritrovata. Nel 2019 Alex ha 82 anni, di cui 18 passati in carcere. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione. Ciao!